questa preghiera è per gli ammalati. Lui ha chiesto espressamente, ha chiesto proprio lui. Di non è una preghiera solo per lui. Ci ha chiesto, io vi prego di pregare per gli ammalati. Lui è consapevole di questo rosario. Io ho tanto di messaggi di persone hanno chiaramente, me li hanno mandati, dove ho chiaramente quello che ho letteralmente pubblicato. Tu hai letto una frase da me dove c'è scritto: grazie Federica, il presidente, ho informato il presidente che l'ha apprezzato moltissimo. Ti prego di divulgare il più possibile la cosa, perché è importante, con la preghiera di pregare per tutti gli ammalati. Allora entriamo. Entriamo e non facciamo foto. Entriamo, non facciamo foto e preghiamo. Io vi prego, no, voi non Federica, entrate per pregare ora. Quindi voi entro un'ora vedrete arrivare le persone. 5 sono, No, 25 minuti massimo. No, se lo dipende da come lo recita. Io non faccio politica, il mio lavoro, la mia attività, e sono una persona affezionata come tanti italiani al presidente. Quando l'ha conosciuto? La prima volta che l'ha conosciuto? Oh, io ho iniziato a votare Forza Italia nel 94, le basta. Benissimo. Poi purtroppo c'è stata l'appendice del PDL, ho votato sempre il PDL, poi dopo finalmente si è ritornati a Forza Italia, me li sento, ho avuto, cioè no, questa cosa è nata dai militanti, io l'ho proposto, ho sentito prima il cugino del presidente, che è un sacerdote, e gli ho detto: donna Andrea, io vorrei fare questo, lei cosa ne pensa? Certo. E lui si è commosso e mi ha detto: Federica, è una bellissima iniziativa, portala avanti, anche perché so quanto Silvio è legato al... Io credo che dai, cioè, proprio per la donna, mi sembra normale, salve. Basilio, cosa ne so? Ciao Basilio, come stai? Bene. Lei è venuto per fotografare. Non mi fa fotografare. Vogliono fotografare. E abbiamo una bella organizzatrice che non vuole prestarsi alle foto. È venuto per fare poi il... Avremmo dovuto fare, ma senza la foto dell'organizzatrice come si fa a fare? È andato bene. È andato bene l'operazione. È andato bene. Io no. L'intervento è andato bene, il presidente ha un cuore che batte, come direbbe Venditti. Siamo tutti, guardate che man mano arrivano. Aveva l'ufficio di presidenza, abbiamo finito adesso. Eccolo qui che arriva un altro. Giotti. Io dico una preghiera, quindi. Lo spirito. Anche secco. Un nuovo collega che ha entrato adesso. Grazie, ciao. Speculatore. Tardi. Speculatore, l'unica eroica. Sì, dai. Perché il presidente era feroce. Per tutti i malati, non solo per lui. Io sono entrata per la mia mamma e per il presidente, esatto. Lo dico col perché cuore. Perché è stato chiesto per tutti i malati. Guarda, se domani non mi fare trovare cose che mi fanno incavolare come oggi. Ma no, è perché era stata diffusa come una veglia, dico, la veglia ma si fa la sera prima. Veglia. Io non so chi ha dato queste prima. False informazioni. Guarda. Qui siamo per i malati. Qualcuno dei nostri dementi. Io comunque ti ringrazio per l'occasione, perché non avrei avuto modo, ma c'è la mia mamma che sta malissimo, lo sanno tutti, e quindi sono entrata per tutti gli ammalati proprio in maniera, magari di martedì sera non ci avrei pensato. Giuseppe, senti, ora come parla lui, Antonio. È una bellissima foto invece, Giuseppe, una bella donna, non per me. Ma guarda. Ma lei non se ne convince. Io quello che non voglio andare domani è sui giornali. Perché no, è che io lavoro privata. Per un giornale, no. Guarda che tu lo vedo come sponsorizzi la Raggi. Comunque, questo è il colpo gobo. Se è un grillino, è un grillino. Questo è il colpo gobo. Capito? Questo è la Raggi e Giachetti. No, io voterei la Raggi, scusa. Raggetti. No, ma io, ma guarda, c'è una doppia valenza a votare la Raggi. Io me lo dico. Poi? Super. Io ne cosai delle pieghe, non sopporto quello, devo sempre anticipare tutti, no? E quindi? Giuseppe,
perché parla prima degli altri, recita veloce. Non è vero, non è vero, scusa. No, 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 no. Sai che c'è? 200 battute. Domenica, ore 20 e 13, mi scrive la senatrice Rizzotti, così hai una cosa ufficiale. Ho appena detto al presidente Berlusconi che ci troveremo per la preghiera del Rosario quando mi ha telefonato. Era commosso. Senti, io l'ho sentito sabato alle 15, okay. Mi ha telefonato e io ho solo detto che pregavo, cioè che dato che lui ha detto mi affido a Dio, cioè io non mi sarei mai permessa, e quando ha detto così mi ha detto so che ci ha organizzato anche un momento di preghiera, io ho detto ah sì presidente, non guarda che io l'ho chiesto, il cugino, io ho parlato con il presidente, ha un cugino sacerdote e una cugina suora che io conosco, Don Andrea e suor Luisa Angelica, che conosco, sono andata anche a trovare. Io volevo celebrare un rosario, lei cosa ne pensa? E lui ha detto, Federica, è un'idea bellissima, Silvio ha bisogno delle nostre preghiere e lui è una persona che ama molto il rosario, come la mamma. Io con la mamma ho recitato il rosario a casa tante volte. Peraltro scusa, possiamo vergognare? Senti, se c'è Beckis che mi becca a fare qualcos'altro, ma se mi becca andare in chiesa non mi posso vergognare, quindi insomma dai.